Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Yes, Your Grace. Signori, riprendiamo da dove ci siamo lasciati e dato che abbiamo un po' di problemi a livello di oro, direi di non pagare lo stipendio ai nostri soldati per questa settimana, non li avremo a nostra disposizione, ma potremmo, che ne so, rinforzare le porte che ci costa la bellezza di 50 monete d'oro, che non è poco. Però ci serve, quindi facciamo così. Poi dobbiamo risparmiare altre 40 monete per la balista e altre 70 per il fossato, se no non riusciamo assolutamente a sopravvivere, a mio parere. Potremmo mettere da parte ancora un po' di cibo. Facciamo anche basta per il momento e continuiamo, dai. Non abbiamo per l'appunto i nostri soldati durante questa settimana, né per aiutare gente né da mandare in giro, ma vediamo un attimino che cosa ne viene fuori. Allora, padre, ho provato a mandare lettere, ho provato a dirvelo alle mura, ma Ivo ha sempre trovato il modo di impedirmi di contattarvi. Non avete idea di quanto sia stata felice di sapere che eravate tornate a casa. Ringrazio con tutto il cuore gli spiriti che vi hanno guidato. Sapevo dei piani di Ivo, ma non potevo dirvi nulla. Ivo mi ha minacciato. Se avessi detto qualcosa, non sarebbe venuto solo per voi, ma anche per le mie sorelle e mia madre. Ha minacciato di scuoiarvi vivi. Ivo è un forsennato, è pazzo! Crede che liberandosi di voi guarirà sua madre, vendicherà suo padre. Al diavolo lui, Atana è il suo dio. Padre, ho paura, ma è meglio così. Adesso capisco che per me non c'è via d'uscita. Dite a Sedani che mi dispiace per Polverello, e ad Asalia di seguire il suo cuore, e a mamma che le voglio bene. Non mi arrendete, vi voglio bene. Lussuria, questo è il suo addio? Signori, forse l'abbiamo salvata. Rispetto alla run che avevo fatto, per l'appunto, non ha scritto lei, ma sarebbe arrivata un regalo, se non sbaglio, contenente qualcosa appartenente alla figlia. Adesso non ricordo nel dettaglio cos'era, forse un fiocco o qualcosa del genere, non ne sono sicurissimo, forse quello era del gatto, non ricordo. Comunque avrebbero fatto capire che era morta, quindi in questo caso l'abbiamo salvata, è stata lei a scriverci. Non è al sicuro, Datana. Dobbiamo sconfiggere Ivo e riprendercela. Non posso permettere che questo parassita, a questo parassita di farle del male. Troverò quella feccia d'uomo e lo distruggerò. So che desiderate farlo, ma dobbiamo essere scaltri. Non possiamo attaccare noi, vostra grazia. Lo sapete bene. Abbiamo bisogno che sia lui a venire qui, in modo da poter disporre di un vantaggio strategico dietro le mura. È tutta colpa mia. Non avrei dovuto mandarla lì. Devo mostrarlo ad Aurela. Ok, dobbiamo andare alla nostra moglie. Lo faremo, ma prima parliamo con la nostra gente, i nostri soldati. Ok, arriva a breve qualcuno. Anche in questo caso dovrebbe arrivare a breve qualcuno. E anche con lui arriva a breve qualcuno. Però non li abbiamo a disposizione, come potete notare. Quindi speriamo che non ci chiedano roba. Mi avete convocata? Ti unirei al mio esercito in imminente battaglia? Atana sta per attaccare, ogni piccolo aiuto è utile. Ho appena avuto un bambino di cui devo prendermi cura. Mi avete aiutato a salvare il bambino, vostra grazia. Ricordate? Io non sarei molto utile, ma posso mandarvi mio marito. È forte e vi aiuterà. Grazie. Tenetevi pronti, la battaglia inizierà tra 12 settimane. 1? Ah no, 6, vabbè, il marito vale per 6, va bene, ok. Va benissimo. Mi avete convocato? Ti unirai al mio esercito di imminente battaglia? Sai, perché ci servono uomini, ed è un attaccherà presto, abbiamo bisogno di aiuto. Naturalmente, vostra grazia, potete contare su di me. Io e la mia locanda abbiamo sempre sostenuto questo regno, e io ho sempre ricevuto sostegno da voi. Radunerò i miei uomini. Ok, inizia da 12 settimane la battaglia, quindi mi raccomando, altri 6 uomini. Sì, vostra grazia. Ci serve che ti unisci al nostro esercito all'imminente battaglia. La guerra è prossima e il mio esercito ha bisogno di te. Grazie a voi finalmente posso tornare a dormire. Vorrei poterlo fare anch'io. Tutti noi del villaggio combatteremo al vostro fianco. Beh, grazie. Tenetevi pronti, la battaglia inizia da 12 settimane. Altre 6, in un villaggio ci stavano solo 6 persone. Va bene così.
Ma avete mai sentito parlare degli insetti del fango, Stregrazia? Sono creature simili a scarafaggi, vivono nelle paludi e brillano di notte, si chiamano lucciole. Le leggende dicono che sorvegliano tesori, ma non date ascolto a certe bugie, questi mostri ci cibano di chi segue la luce. Ricordate, se doveste perdervi nella foresta dopo il tramonto, non seguite le luci. E perché mi stai raccontando ste robe? Solitamente non mi perdo nei boschi, sai com'è? Sto seduto nel trono. Mia figlia è andata in cerca di tesori nella foresta e, come dicevo, l'esistenza dei tesori, a differenza degli insetti del fango, sono bugie, bugie. Non è ancora tornata e temo che si sia smarrito. Gli avevo detto di non dare ascolto a queste voci. Guarda, mi spiace, non te posso aiutare, non c'è il cacciatore. Trovo qualcun altro che sia in grado di... No, non te posso aiutare. Prova a cercare tu stesso. Se vuoi mettere le mani sul tesoro, forse dovresti rischiare la pelle in prima persona. Cosa? Io? No! Vi ho solo detto che non ci sono tesori nelle paludi. Stavo solo cercando mia figlia. Non era un figlio? Voglio dire, mio figlio. Maledizione, c'ero così vicino! Pure! Perdiamo felicità quando. Vabbè. Ok. Vostra grazia è un problema. Ho lavorato praticamente tutti gli edifici. Ho lavorato su praticamente tutti gli edifici del villaggio: la fucina, la nuova locanda, una nuova cappella. L'unica cosa che so fare, ma poiché ho dovuto sollevare pietre molto pesanti, ho la schiena a pezzi. Non riesco più a sollevare nulla. Ogni volta che provo a chinarmi, svengo. Cosa può fare un vecchio come me per guadagnare qualche moneta? Non ho una famiglia alle spalle. L'unica cosa che sapevo fare è diventata impossibile. Ci serve tutto. Non te posso aiutare, mi dispiace. Non posso fare nulla per aiutarti. La mia strega non è disponibile e non posso continuare a darti provviste. Non rispettate il vostro popolo. Ho pagato le tasse per tutta la vita. Che razza di re siete? Cercherò aiuto altrove. Fai. Maledizione, stiamo perdendo un botto però di felicità. Troppa, decisamente troppa. E non va affatto bene. Proprio per nulla. Vabbè, abbiamo roba da fare con nostra figlia. Nostra moglie, teoricamente. Sì, padre? Tua sorella ha mandato una lettera. Lui lì mi ha chiesto di dirti di seguire il tuo cuore. Oh, non abbiamo sue notizie da molto tempo, sta bene? Potrebbe essere in pericolo in realtà. Ivo vuole vendicare suo padre uccidendo me. Ma non voglio che tu vada nel panico. Cosa? Padre, perché? C'è stato un processo, non avete avvelenato voi Rettalis? Sì, lo so, calmati. Non gli permetterò di farci del male. Andrà tutto bene. Cosa succederà a Lussuria? Non lo so, tesoro, mi dispiace. Ok, qua in questo caso avremmo scoperto che era morta, gliel'avremmo detta a lei, e lei ci avrebbe chiesto di vendicarla. Anzi, che voleva essere proprio lei a dare il colpo di grazia, una roba del genere. Che poi non fa, spoiler, però va bene. E continuiamo, andiamo a parlare. Ma l'altra figlia dove sta? Cioè, non la vediamo da un pezzo quella piccolina. Sedani, se non sbaglio. Tesoro? Guarda, lo studio mi ha mandato una lettera. La nostra figlia, lei è in pericolo, Aurelia. È tutta colpa mia. Non posso farci niente. Perché i dei ci stanno punendo in questo modo? Come se non bastasse questa battaglia. Che succede, Eric? Parla. L'ultima lettera di Lussuria dice: è chiaro che per me non ci sia alcuna via d'uscita. Dite a mia madre che la voglio bene. Che significa? Eric, dobbiamo fare qualcosa. Diceva che Ivo è un esagitato e che vuole che me ne vada. Oh no, se Ivo ha visto quella lettera, dite a mia madre che le voglio bene. È un addio? Dobbiamo mandare qualcuno a prenderla. Le sue guardie sono troppo forti, non saremmo mai in grado di tirarla fuori da lì. Probabilmente la terrà rinchiusa proprio nel caso in cui decidessimo di attaccare. Dobbiamo solo aspettare. È vero, se lo facessi militare potrebbe farle del male. È sicuro che in caso di attacco nei nostri confronti riuscirebbe a conquistare il castello. Ma possiamo sorprenderlo. Se ci prepariamo abbastanza bene e vinceremo la battaglia, Lussuria tornerà a casa. Spero proprio che le cose vadano così, tesoro. Ok, va bene. Quindi più o meno ci siamo, ma l'altra figlia, ripeto, sta ancora qui a giocare? Cioè, non la vediamo praticamente da quando abbiamo completato la guerra. Vabbè,
Vostra grazia, ciao. Ci vediamo più tardi, resta di patate. Niente, a posto. Quindi possiamo completare la settimana e... cazzo, Eddie, andiamo sotto con loro. È un problema. È un problema. Cioè, io posso ancora risparmiare un po'. Però se ho bisogno di qualcuno... Perché anche la felicità sta scendendo. Quindi facciamo così per oggi. Vediamo un attimino. A livello di cibo... Pure non è che possiamo fare un granché. E sapete che nella run che avevo fatto io mi sa che andava un po' meglio a livello di risorse. Questa sensazione... I numeri del nostro esercito sono preoccupanti, vostra grazia. Dobbiamo cercare di radunare quanti più abitanti dei villaggi possibili. Saranno anche solamente dei contadini, ma se sono in grado di lanciare sassi ci saranno utili. È vero, speriamo di riuscire a difendere il castello. Vostra grazia, abbiamo sentito che la battaglia è imminente. È il momento perfetto per noi per guadagnarci qualche soldo e un'opportunità per voi di ottenere aiuto. Siamo mercenari, un gruppo di 22 uomini esperti a vostra disposizione per soli 16 pezzi d'oro. Che ne dite? Non c'ho abbastanza oro, quindi devo declinare l'offerta. Torneremo tra 2 settimane. Forse per allora avete cambiato idea o preparate il nostro oro. Le casse sono in crisi, ma guardi, per il momento è tutto. Poi chi ci abbiamo qui? Gestisco una piccola attività, vostra grazia. Posso scambiare le vostre provviste con loro. Diciamo che possiamo accordarci per 25 unità di provviste per 18 pezzi d'oro. Affare fatto? Sì, ci serve un po' di oro, dai. Dell'oro mi servirà al momento. Ecco le tue provviste, perfetto. Per ora è tutto. Grazie a tutto. Nessun problema, vostra grazia. Verrò a trovarvi nuovamente tra qualche tempo. Qualcosa da mostrarti riguardo nostro figlio, tesoro. Vieni a trovarmi in camera da letto quando puoi. Va bene. Vostra grazia, sono affetto da una malattia pruriginosa. Mi prude pure il viso, mi prudono le gambe, mi prude il... avete capito. Non ce la faccio più. Eppure, ho sentito dire che il tocco di urea può curare qualsiasi malessere. Quindi, cosa ne dite, vostra grazia? Utilizzerete i vostri poteri da re su di me? Guarda, va benissimo così. Cioè, serve felicità, avvicinati e sarai guarito. Oh! Re Eric tocca il volto del contadino con il prurito. Mo ce lo mischia a noi. Io credo proprio che stia funzionando, vostra grazia. Tornerò in futuro e vi farò sapere come sta andando il processo di guarigione. Felicità, ti prego. Ok, 2. Va bene. Vabbè, eravamo a 19, adesso siamo a 21. Quindi va bene, va bene. Vostra grazia, spero che stiate bene. Benvenuto al castello, pastore. Vengo a chiedervi un favore, ecco. Mi sembra giusto. Mai che vengono a darci supporto, no? Solo favori. La comunità ha deciso che è giunto il momento di potenziare Clovart del nostro villaggio. Clovart, che roba è? Quello nel mercato è piccolo, vecchio e si regge a malapena in piedi. Avevo pensato di ripararlo, ma è meglio costruirne uno nuovo. Potremmo sfruttare questa opportunità per farlo come si deve stavolta. La comunità ha già raccolto una grossa somma d'oro e provviste per contribuire all'impresa, ma non è abbastanza per coprire il lavoro. Dovremmo estrarre della roccia e portarla qui dalle montagne. Il nostro capomaster ha detto che può essere utilizzata per creare l'opera. Se avessimo un nuovo Colvart al centro del mercato, ci attirerebbe senz'altro più persone. La comunità si sentirebbe più felice e più sicura. Abbiamo bisogno di 25 oro. Guardi, no, ma le posso inviare un generale eventualmente. Temo di non potervi fornire l'oro, ma posso offrirvi l'aiuto di un generale. Dovrebbe riuscire ad aiutarvi con le consegne. Oh, grazie, vostra grazia. Il vostro aiuto è molto apprezzato. La felicità ci serve, perché se non scendiamo troppo, in questo modo non paghiamo nemmeno il generale, perché per 2 settimane sta fuori. E risparmiamo per l'appunto qualcosina, dai. Allora, diamo un'occhiata. Villaggio attaccato, attività parallela, mal di stomaco, marito ferito, il mostro nel pozzo, li abbiamo aiutati loro. La febbre, mal di schiena, la povertà, problemi d'amore, il villaggio allagato, però non mi ricordo se li ho aiutati.
Villaggio in fiamme. Scrigno perduto. Facciamo loro che siamo sicuri, eh. Vai, manda la strega. Ok. E vediamo se c'è altro da fare. Ci giochiamo come sempre un'altra settimana e poi ci salutiamo. Se abbiamo da parlare con nostra moglie, parlo appunto, vediamo che ha da dirci questa settimana. Eric, questa è Delia, una strega del posto. Penso che ci sia un modo per spezzare la maledizione. Vuoi illustrare la cosa, Delial? Vostra grazia, con il vostro permesso potremmo eseguire un rituale che spezzerà la maledizione che è stata lanciata su di voi. Maledizione? Pensavo fossero solo fandoni. Da quel che mi ha raccontato la regina Aurelia, sembra che abbiate effettivamente subito una maledizione. La tua cattiva salute, la sfortuna, nessun erede maschio. Già. Non posso aiutarvi con le altre cose, ma penso di poter essere utile per la questione principale. Un erede legittimo. E quante possibilità abbiamo? Avremmo senza dubbio un erede maschio? In questo tipo di situazioni c'è sempre un rischio. Il rituale dovrà essere eseguito perfettamente affinché funzioni. Ma se ci aiuterete, la possibilità di generare un figlio maschio è molto alta, quasi certa. E quali sono i rischi? Questo rituale non mi sembra esattamente sicuro. Quali sono i rischi? Sarà doloroso? Può esserlo, ma sarò io sotto gli effetti dell'incantesimo. Non sarò del tutto qui con te, anche se il mio corpo mostrerà segni di dolore. Esatto. Lo spirito della regina Aurelia non sarà nel suo corpo fisico, quindi non sentirà nulla. E dimmi di più sul rituale, di che si tratta? Il rituale è complicato, avremo bisogno della vostra presenza, vostra grazia. Chiederemo agli spiriti buoni di agire in nostro favore. Dovrete ripetere le parole magiche dopo di me e, quando possibile, aiutarmi. Allora, io non ho mai eseguito questo rituale, però per curiosità me lo sono andato a leggere e lei muore. Non so se c'è una possibilità di salvarla, ma lei muore seguendo questo rituale. Quindi, siccome voglio evitare in questa run di fare cazzate, di fare morire la famiglia del nostro re, credo che possa bastare così e non mi sembra il caso. È troppo pericoloso, troppo rischioso, non posso permettermi di perderti, Aurelio. Ma se non ci proviamo, potremmo non avere mai un figlio maschio. Eric, per favore, pensaci bene. E possiamo anche fare a meno di un figlio maschio. Ho già preso la mia decisione. D'accordo, caro, faremo ciò che pensi sia giusto. Fatemi sapere se avete bisogno di qualcos'altro in futuro, vostra grazia. Guardi, anche io. Però prima o poi, anche per conto mio ovviamente, una run dove faccio roba, anche prendere la polvere dell'oracolo che non ho mai fatto e tutto, credo che la farò, eh. Sono veramente curioso di vedere un po' di roba. Allora, ci possiamo andare a giocare un'altra settimana. Vediamo come siamo messi a oro, 21. E questa volta mi tengo il cacciatore e lascio a casa la strega. Dobbiamo accumulare un po' di oro, onestamente, quindi facciamo così. E 38 di provviste, sono comunque poche, ma una gliela buttiamo, dai. Abbiamo ancora 11 settimane, non stiamo messi bene. Vi assicuro che stavo messo molto molto meglio. Va bene, dai, salva e continua. Nella mia run precedente a questa stavo messo decisamente meglio, mi sa. È che stiamo guadagnando veramente poco a livello proprio di risorse, di cibo, di oro, di qualsiasi cosa. Ho detto agli abitanti del villaggio di venire qua. Dovrebbero essere qui a breve. Volevate vedermi? Sì, ci serve che ti unisci alla battaglia imminente. C'è una guerra in arrivo, il mio esercito ha bisogno di te. E avete aiutato il nostro villaggio, quindi naturalmente saremo al vostro fianco. Non potremmo desiderare un re migliore. La battaglia è tra 10 settimane, preparatevi, altre 6, va bene. Sedani? Sei tu? Che diamine hai fatto al tuo vestito? La Sedania si è fatto un vestito da adulta, quindi ne volevo una anch'io. Non preoccuparti, padre, non ho fatto niente al mio vestito blu preferito. No, ma quest'altro l'hai rovinato. L'hai tagliato tu? Dove hai preso le forbici? Quelle nei tuoi capelli sono piume? La settimana scorsa ho trovato delle bellissime piume nei giardini.
Volevo un vestito come quello di Asaria, ma non potevo farlo uguale al suo. Questo tessuto continua a starmi tra i piedi. Non ti sei tagliata, vero? No, padre, sto bene. Volevo solo sapere se vi piacesse. Va bene, puoi tenerlo. Ma faresti meglio andare tu a spiegarlo a tua madre. E te lo dico immediatamente, non ne sarà contenta. Perché no? Perché indossare quell'abito strappato come questo non si addice a una principessa. Forse le piacerà, non potete saperlo. Vedrai. Ora smasma, ho lavoro da fare. Grazie padre, sapevo che vi sarebbe piaciuto. Una volta giustamente gonne lunghe e quant'altro, quindi cioè sta che se c'era un po' di spaccatura nel mezzo non andava bene, soprattutto in una bambina, mi pare anche giusto, no? Vostra grazia, il vostro villaggio è stato recentemente acquisito da Lord Greco, prima era sotto il comando di Lady Masha, ma ora entrambi i Lord pretendano da noi il pagamento delle tasse, ma... no, Greco è ancora vivo, sì. Mandano soldati a raccogliere il denaro ogni settimana e non possiamo dire loro di no. Sono settimane che paghiamo due volte le tasse. Abbiamo provato a parlare con i signori, ma ci ignorano. Per favore aiutateci, vostra grazia. E non c'è il generale, mi dispiace. E non c'è niente che posso fare. Sfortunatamente spetta i signori dirimere la questione. Dovreste provare a chiedere loro di nuova udienza. Ma l'ho fatto, non vogliono ascoltare. Penso fosse giusto. Suppongo di aver sbagliato. E ho capito, non c'è il generale, che faccio? Oh, dannazione. Mi hanno rubato di nuovo le patate. Sono sicuro che qualcuno ne nasconda un airwar a casa sua. Quale altra spiegazione potrebbe esserci per la continua sparizione delle mie patate? Topi? Ratti? Conigli? Uccelli? Qualsiasi cosa si mangia le patate? E del mio grano, quel maledetto villaggio, sapevo che non avrei dovuto trasferirmi lì. Non è uno dei vostri cacciatori potrebbe aiutarmi a scoprire chi si nasconde dietro quel serpente piumato? Sì, dai, abbiamo un cacciatore, te lo mando. Quelle bestie non sono affatto facili da catturare. Grazie. Oh, se solo riuscissi a scoprire chi lo nasconde, lo concerei per le feste. Ci serve un po' di felicità e risparmiare un po' di oro, quindi va bene così. Vostra grazia, abbiamo trovato il re di Radovia, il mostro in persona. Lo abbiamo malmenato un po' per vendicare ciò che aveva fatto i nostri fratelli. Guarda, non era assolutamente necessario, perdoni i miei uomini, a volte possono essere le mani pesanti, non avere a essere proprio, sono delle mani pesanti loro. Soprattutto quando si indossano guanti di metallo. Eric, finalmente ho la possibilità di parlare con te. Quanti anni sono passati? Avevo paura che un giorno saresti venuto, non mi aspettavo che lo facessi in qualità di re con un esercito al seguito. Certo che no. Quali sono le probabilità che un delinquente come... che un delinquente comune possa affrontare un re? Me la sono cavata. Abbiamo subito pesanti perdite, ma il tuo esercito è stato smantellato. Niente lieto fine per te. Prima di mandarti nelle mani del boia, dimmi, perché sei qui? Perché avete improvvisamente deciso di venire a Darwen? Radovia è impegnata in una guerra civile. Ci sono due pezzi che... due pazzi che si azzuffano, due pezzi... tipo i Lego, si azzuffano, no? Due pazzi che si azzuffano per le nostre risorse. Il nostro suolo non è come il vostro, è arido, difficile, le piante non crescono più come una volta. Ho offerto una soluzione, attraversare le montagne per trovare una nuova casa. Alcuni hanno riso, altri hanno scelto di venire con noi. E la tua promessa? 13 anni fa, quando tu ci hai attaccato e mi hai puntato la lama alla gola, dovevi sapere che non avrei mai potuto mantenere la mia promessa. Dovevi sapere che avrei detto qualsiasi cosa purché ci lasciassi vivere. Ero un uomo diverso allora. Derubavo viaggiatori, non avrei mai pensato di incontrare dei reali su quel sentiero. Quando sorge un'opportunità immagino che possono venire strane idee. Naturalmente sapevo che non avresti mantenuto la tua promessa, ma questo mi ha dato una scintilla di speranza. Sposare la figlia di una famiglia reale avrebbe significato per Radovia avere una possibilità di successo da questa parte del mondo. Avere sangue reale avrebbe portato ad essere accettati. Non pensavo che saremmo stati subito ospiti d'onore, certo, ma speravo che bastasse per permetterci almeno di abbandonare il nostro territorio maledetto. E i tuoi uomini hanno ucciso la gente nei villaggi, hanno derubato e stuprato. Non siamo tutti uguali.
Devono essere uomini provenienti da altri campi. Ti ho detto che c'è la guerra civile, vero? Quegli uomini si sono comportati allo stesso modo nella mia terra natia. Sono le persone da cui siamo fuggiti. Radovia è divisa e non dovremmo essere tutti giudicati allo stesso modo. E com'è che sei diventato re? L'ultima volta che ci siamo incontrati ero un bandito di strada. Come si fa a passare da ladro a re? Un re è un po' esagerato, a dire il vero. Dal nostro lato della montagna non funziona proprio così. Alcune persone hanno scelto di seguirmi, tutto qui. Dicono che ho dato loro speranza. Non tutti vengono avvolti nella seta reale sin da bambini. Alcuni devono lavorare per raggiungere i propri obiettivi. Ed è quello che ho fatto. Per quanto riguarda la maledizione della strega, c'era una strega con te allora. Disse che sarei stato maledetto se non avessi mantenuto la mia promessa. Mi dispiace. Eggi ha la tendenza di lanciare maledizione contro chiunque. Ma non me ne preoccuperei troppo. Ad Eggi piaceva molto usare questa maledizione, ma non ha mai funzionato. Basta così. La battaglia è stata feroce. Ci hai organizzato davvero un caldo benvenuto, non c'è dubbio. Quando abbiamo attraversato il sentiero non avevamo intenzione di combattere. Non ci hai lasciato scelta. Abbiamo usato tutto ciò che avevamo a portata di mano e a quanto pare non è andata tanto male. Le vostre tattiche di battaglia sono sorprendenti. Sono curioso di... Lasciami alzare da terra. Così va meglio. Chiedi pure. La nebbia magica? Raccontami nella nebbia. Era magica? Era magia? Come ho detto, non volevamo fare alcun male. Il fumo era del semplice incenso. Speravamo che utilizzare una grande quantità potesse coprire la nostra avanzata. Sono stato ingenuo a pensare che il fumo sarebbe durato abbastanza a lungo per permetterci di passare. Speravo che quando si fosse diradato potessimo già essere scomparsi. Quando ci siamo resi conto che il fumo stava per sparire, abbiamo dovuto adottare una tattica diversa. E allora che abbiamo circondato i tuoi uomini? Mostri? Quegli enormi mostri hanno sicuramente generato il caos. Oh, intendi i bisonti di carico? Mi rendo conto che quei mammiferi sono piuttosto rari dalle vostre parti. Sono grandi e forti, normalmente li usiamo per trasportare le merci. Ma a quanto pare, se adeguatamente motivati con dei bei colpi di frusta, possono agire come ottima cavalleria. E il fuoco? Non avevo mai visto una magia del fuoco del genere, cos'era? Intendi i fiori di fuoco? Li usiamo per dare il benvenuto al nuovo anno. Per quanto possa essere bello guardarli, ci sono stati numerosi incidenti che si sono propagati senza il controllo. Ho pensato che quegli inconvenienti potessero giocare a nostro favore per una volta. E il dispositivo di morte? Quel dispositivo ha quasi segnato il nostro destino. Abbiamo elementi molto creative tra i nostri ranghi. Quando è iniziata la battaglia, i nostri uomini hanno cercato di escogitare qualcosa che ci aiutasse a vincere. Pensavamo che quel dannato affare rappresentasse una trappola per chiunque fosse entrato nel suo interno, ma abbiamo avuto moltissimi volontari. Abbiamo deciso di farlo ed l'effetto è stato buono. Suppongo che l'elemento sorpresa abbia funzionato. Beh, ho sentito abbastanza. Sai che non avevo altra scelta. Tu faresti lo stesso per le persone che ami, non è vero, Eric? Lasciami andare e ti prometto che non causeremo altri problemi. Non voglio le tue figlie. Vostra grazia, per favore, ricordate che Barian è oradoviano. Se lo lasciate andare, Ray Eric potrebbero aiutarci nella battaglia contro Atana. Ma se lo giustizierete possiamo dimenticarci il supporto di Re Fabion. So che è una decisione difficile, vostra grazia, ma dovreste considerare i benefici che otterrete da ciascun re. Puoi andare. Avete avuto le vostre sofferenze. Non ne voglio aggiungere altre. La gente mi diceva che nessuno dei sette re ci avrebbe mai dato il giusto riconoscimento. Suppongo che avrei dovuto aspettarmelo. Ma non avevo completamente torto. Mi hai lasciato andare. Non lo dimenticherò. Per noi sopravvivere un altro giorno è una vittoria. Grazie, vostra grazia. A proposito, sembra che una radoiana sia riuscita a conquistare il cuore di qualcuno a Darven. Mia figlia sembra andare molto d'accordo con la tua Asalia. E lui il padre. Beh, in un modo o nell'altro, diciamo che ha ottenuto il suo obiettivo, no? Cioè, nel senso,
le figlie sono mie, quindi ci sta. Andiamo a parlare nuovamente con nostra moglie e poi ci salutiamo perché non possiamo fare nient'altro. Mi sa che questo episodio sta uscendo anche parecchio lunghetto. Tesoro, i miei uomini hanno trovato Berian, gli ho appena parlato e a dire il vero non so cosa pensare. Credo che abbiamo commesso un errore, abbiamo frainteso tutta la situazione. Berian non ha mai voluto entrare in guerra con noi. Cosa? Com'è possibile? Avremmo vinto se non fosse avrebbero vinto se non fosse stato per quella valanga. Stavano solo cercando una nuova casa. La loro terra è in guerra. E che mi dici di Lorsoria? Lui voleva sposarla per ottenere il riconoscimento degli altri re e costruire un nuovo regno sul lato migliore delle montagne. L'ho lasciato andare, non ho avuto il coraggio di giustiziarlo dopo aver scoperto tutto questo. Hai fatto bene. E ha menzionato qualcosa a proposito di una maledizione su molte persone. A quanto pare non ha mai funzionato. Eric, questa è una notizia fantastica. Non ne sono sicuro, non so se stesse semplicemente mentendo per salvarsi la vita. Oh, quindi che dobbiamo fare? Suppongo che la scelta di non procedere con il rituale sia stata azzeccata. Sembrava pericoloso. Sì, probabilmente è così. Presto lo scopriremo. E questo è tutto. Dovresti riposare, tesoro. Vogliamo che il bambino venga al mondo sano e forte. Certo, ma a prescindere da quanto mi riposo, sono sempre stanca. Me ne starò seduta qui. Bene, dai, io direi che possiamo anche concludere questa settimana, salvare e rivederci nel prossimo episodio, nella quale cercheremo comunque di risparmiare ancora un po' di oro per almeno ottenere la balista. Almeno quella. Non dovremmo pagare gli stipendi del nostro cacciatore, già questa è una cosa positiva. Ma signori, io direi che per questa volta, per questo episodio, per queste settimane che abbiamo giocato, può anche essere tutto. Nel prossimo continuiamo esattamente da questo punto. Alla prossima, ciao a tutti.